16 gennaio 2023. Messaggio di Gesù alla veggente Lorena. Si realizzerà la profezia e il mio successore sarà ucciso e martirizzato. Riportiamo qui il messaggio della veggente Lorena. Questo messaggio viene ricevuto da Gesù Cristo e descrive l'adempimento di una profezia che riguarda il successore di Pietro, dunque il Papa. Il messaggio iniziale era molto lungo e abbiamo estrapolato soltanto le frasi che parlano chiaramente di questo evento. Nel frattempo la guerra incombe, ma Gesù dice che la vittoria finale sarà soltanto sua e di coloro che credono in Lui. Probabilmente vengono utilizzate metafore in questa profezia, quindi quando si parla del Papa, della sua uccisione e martirizzazione, bisogna pensare magari alla Chiesa di Roma in generale e non al Papa in modo specifico. Leggiamo il messaggio. Il sole si oscurerà e le tenebre copriranno il globo. Presto Roma perirà. E il mio fedele successore sarà martirizzato. Non è morto, ma è vivo e dovrà subire una morte cruenta affinché la mia Chiesa possa fare il prossimo passo per rinascere. Dopo la sua rovina, risorgerà dalle ceneri, per risplendere povera e umile nei nuovi cieli e nelle nuove terre. Non tutto è compiuto, metterò fine al regno della malvagità, che durerà poco e il sole sorgerà e splenderà come mai prima. La santa sede di Pietro è rimasta presumibilmente vacante e gli avvoltoi di Roma credono di avere il mio popolo in loro potere. Ma una luce deve ancora brillare all'orizzonte, un mio successore, Pietro il Romano, che verrà a dare pace e sicurezza al resto fedele. Roma sarà rovesciata e si realizzerà la profezia in cui il mio successore sarà ucciso e martirizzato. Poi un attacco arriverà in Nord America, con conseguente scoppio di una guerra mondiale. Dopo la morte del mio successore inizierà tutto. Rimangono pochi giorni di pace. Approfittatene per la vostra preparazione spirituale e materiale. Non temete, i miei angeli, per coloro che sono stati fedeli, vi guideranno in porti sicuri, in luoghi di conservazione fatti dai miei angeli che saranno luoghi sicuri e consacrati dove il nemico non potrà entrare, perché la mia volontà regnerà al posto della volontà umana che perirà davanti alla potenza e alla gloria della mia maestà. Amici miei della fine dei tempi, cantate una canzone di guerra e siate pronti a combattere per me, a dare tutto per me, proprio come io ho dato tutto per voi. È un tempo di guerra, di lotta, perché dopo la tempesta viene la calma e il sole splenderà. Amici miei della fine dei tempi, siate pronti per la battaglia che sarà guidata da San Michele Arcangelo e comandata da mia madre. La vittoria è vostra, tutto è scritto, quindi è tempo di battaglia. Combattete con tutto il cuore e la vittoria sarà nostra. Popolo di Dio, fatti coraggio. Io vengo presto. Maranata. Il mio spirito vi guiderà e vi riempirà di lui.